Il mio impegno all'interno di questa attività parlamentare nella XVIII legislatura è stata in preminenza legata alla tutela delle donne e dei bambini e degli orfani di femminicidio, proprio perché in realtà chi mi ha preceduto ha scarsamente preso in considerazione questa tematica. E dunque il privilegio di essere vicepresidente della commissione d'inchiesta mi ha permesso di conoscere e studiare un fenomeno che purtroppo è noto ma scarsamente conosciuto. Dalle diverse inchieste sono emerse delle percentuali davvero atroci e preoccupanti. Parliamo di un 83% dei femminicidi che si verifica all'interno della stessa comunità, 57% per opera del partner, il 12% del compagno. È un interessante numero che è il primo numero che è venuto fuori, interessante ovviamente si fa per dire, ma che duole e su cui ho sempre posto l'attenzione, è il numero dei femminicidi, che nel caso specifico si riferisce al biennio 2017-18, che era di 169 e che sicuramente stando all'incremento dei femminicidi è ancora più alto. Per cui, a seguito di questa esperienza, di questa conoscenza del fenomeno, oltre a interpretare al meglio le esigenze delle donne da tutelare e da prevenire il fenomeno, ho dato luogo a dei suggerimenti legislativi, l'educazione emozionale nelle scuole, dove alla quale va anche legata l'educazione sessuale, perché è importante legare i due aspetti, una maggiore sensibilizzazione e soprattutto la formazione nell'ambito proprio a diversi livelli di tutti gli addetti ai lavori, perché in realtà esempio nella narrazione delle sentenze non emerge per niente la conoscenza del fenomeno della violenza di genere, della violenza domestica, si tende a declinare il tutto sotto forma di conflitto della coppia, della relazione, quindi genitoriale, e non ad esempio che lì c'è una violenza domestica che quando ci sono figli presenti diventa violenza assistita. Per cui è importante un investimento, un impegno su cui la commissione d'inchiesta e quindi anche io, diciamo, per quello che ho dato il mio contributo, di investire molto sulla formazione. Ebbene, tanto è stato fatto, tant'altro si può fare. E la proposta che faccio e su cui voglio continuare a lavorare dopo aver attivato un livello veramente importante di rete, di sinergia con le associazioni nel territorio nazionale, che sono delle vere e proprie sentinelle sui territori per arginare questa piaga sociale, è proprio quello di avviare un pool antifemminicidio interministeriale, volto proprio con degli esperti studiare, capire e prevenire il femminicidio, perché da un lato ciò che si verifica già mediaticamente dice tutto, che va a formare la coscienza poi delle persone, dei cittadini. Il reo viene sempre giustificato, la vittima viene colpevolizzata. Stessa cosa accade nelle sentenze. E poi i bambini, i minori, non vengono assolutamente in realtà tutelati. Quindi quel dato sui minori, ad esempio tutte quelle mamme vittime della PAS, tutti questi minori in realtà dove l'interesse preminente è del bambino, ma accade verosimilmente che l'ultimo poi alla fine individuo, cittadino, è tutelato, perché c'è i due tribunali del civile e penale che completamente non dialogano tra di loro, per cui è necessario intervenire in maniera interministeriale con un pool antifemminicidio, ma soprattutto in termini poi di credibilità per tutte quelle donne che denunciano, perché accade pure che le donne denunciano, poi vengono tolti i figli e non vogliono denunciare, accade pure che la donna fa la denuncia e purtroppo le istituzioni arrivano dopo, quando già si è verificato il femminicidio. Per cui è opportuno, necessario contrastarlo con una struttura all'interno dei ministeri per arginare questa terribile piaga sociale.